Venerdì 16 agosto, nel piazzale antistante la chiesetta di San Rocco, in Conversano, Sua Eccellenza Monsignor Domenico Padovano, vescovo della diocesi Conversano Monopoli, ha presieduto la consueta messa che ogni anno si tiene in onore del santo, massiccia l'affluenza di devoti convenuti per l'occasione. Quest'anno, alla fine della celebrazione eucaristica, il vescovo ha voluto puntualizzare e nello stesso tempo esporre alla cittadinanza tutta il suo fermo disappunto sull'opera di sopraelevazione approvata dal Consiglio Comunale con delibera numero 57, documento che l'amministrazione Lovascio, tra l'altro, contrappone alle obiezioni fatte dalla soprintendenza di Bari, la quale aveva raccomandato di non superare con manufatti la chiesetta al fine di evitare disturbo alla fisionomia del monumento. Noi eravamo presenti e per dovere di cronaca pubblichiamo il video dell'intervento del vescovo Monsignor Domenico Padovano. Inoltre non possiamo sottacere dall'essere rimasti colpiti da una frase del vescovo: ci proclamiamo città d'arte e lo siamo, perché i nostri padri ci hanno lasciato tesori d'arte, ma c'è da chiedersi, così una città d'arte tutela, protegge e difende i suoi monumenti, lasciando che l'interesse privato calpesti i gioielli di famiglia e il bene comune? Ricorderete, 3 anni fa abbiamo celebrato il 500° della Chiesa. Molti di voi erano presenti. Per la comunità di Conversano, affinché colga sempre più la priorità di ciò che è interiore e fede sugli aspetti evanescenti ed esteriori. Preghiamo. In quella celebrazione io auspicavo che con la costruzione del palazzo alle spalle della chiesetta non le si arrecasse nuovo sfregio, come è avvenuto in passato con la costruzione del palazzo a sinistra della facciata. La sovrintendenza ai beni architettonici aveva stabilito che non si doveva superare l'altezza della chiesetta. Invece, nel corso dei lavori, si è costruito un altro piano che supera abbondantemente l'altezza della chiesetta, creando, dice la soprintendenza, un disturbo alla fisionomia architettonica del monumento. La soprintendenza ha chiesto spiegazioni al comune. Il comune ha risposto che il consiglio comunale, con delibera numero 57, così dicono le carte, ha regolamentato il piano casa, consentendo in questa zona il superamento dell'altezza massima di 1,750 m previsti dal piano regolatore. Perciò, secondo il comune, tutto in regola. È un po' strano. Per chi vuole costruire in via Bari, quindi non c'è differenza. Costruire accanto ai fichi d'India, perché qui in fondo a via Bari ci sono ancora i fichi d'India, è la stessa cosa, costruire superando gli alberi dei fichi d'India in fondo a via Bari è la stessa cosa costruire a ridosso di una chiesa del 1500. Come ci si può sopraelevare sui fichi d'India, ci si può sopraelevare su di una chiesa del 1500. Questa delibera non fa onore alla città. Io non ho competenze nell'arte di costruire, non ho competenza nella normativa di edificabilità, sono ignorante. Ma dico a voi popolo, quando avete tempo, fatevi una passeggiata, scendete dal largo di Corte e guardate la chiesetta.
lo scempio è evidente. Edificio in costruzione sovrasta la chiesetta con due affacci sulle tegole del tetto della chiesa, come due occhioni, uno a destra e uno a sinistra della vela delle campane. È un'offesa al buon gusto, prima che alle norme sagge di edificabilità. È un'offesa al buon gusto. Ci proclamiamo città d'arte. Lo siamo. Lo siamo perché i nostri padri ci hanno lasciato in eredità tesori di arte. C'è da chiedersi, ma così una città d'arte difende, tutela, protegge i suoi monumenti, lasciando che l'interesse privato calpesti i gioielli di famiglia, calpesti il bene comune? E siccome nessuno si erge a difesa di questa chiesetta orfana, lasciate che lo faccia il vescovo. Fa parte del mestiere del vescovo difendere gli interessi della Chiesa, che sono gli interessi del popolo, sono gli interessi del bene comune. Chiedo scusa se ho arrecato dispiacere a qualcuno, non era nel mio intento, sto solo facendo il vescovo. La parola episcopos dal greco significa sentinella. Il vescovo è la sentinella che deve vegliare sul bene del popolo, solo per questo. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.